Inizio subito presentando il primo ospite, Emanuele Tibiletti. Grazie Emanuele di essere qui con noi. Emanuele è l'assistente preparatore fisico di Matteo Panichi alla Virtus Grafedo Bologna, con recente vittoria dell'Eurocup 2021-2022. Si è specializzato negli ultimi anni nel lavoro di training load, monitoraggio del carico, creazione di report, quindi reportistica e programmazione dei lavori individuali. È un lavoro prezioso, oggi ci porterà la sua esperienza con i club ed è un'applicazione delle idee, quindi un lavoro che è una costruzione durante gli anni e veramente in voga adesso attualmente negli ultimi anni, è importantissimo perché si collega tutto il lavoro da campo con quello dello sport scientist. Lascio la parola a Emanuele, grazie di essere con noi. Ok, buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per essere presenti così numerosi e ringrazio ovviamente APFI per l'organizzazione, per averci dato l'opportunità e l'occasione anche quest'anno di ritrovarci in un'occasione come questa, che credo sia fondamentale al di là dell'aspetto formativo, anche per ritrovarci tra di noi, tra colleghi, e condividere un po' i nostri pensieri e le nostre idee, perché non sempre magari durante la stagione è possibile farlo. E ringrazio ovviamente per avermi dato la possibilità di esporre in questa giornata quello che è un po' il lavoro fatto nelle ultime stagioni. Quello di cui vi parlerò oggi appunto è un metodo per raccogliere i dati del nostro training load e per poterli analizzare. Ovviamente quello che mi interessa è più che altro condividere con voi una serie di idee e di concetti e di condurvi passo dopo passo in quello che è il processo che noi nel nostro club attuiamo, a partire dalla pianificazione della seduta di allenamento fino all'analisi vera e propria dei dati al termine della seduta, grazie appunto a quello che abbiamo potuto, alle informazioni che abbiamo potuto raccogliere dai nostri giocatori. Partiamo quindi innanzitutto da definire quello che è il training load. Possiamo definirlo appunto come l'input che noi somministriamo ai nostri giocatori per ottenere delle risposte dal punto di vista dell'allenamento. Possiamo suddividere il carico in carico esterno, che è proprio il lavoro fisico che viene messo in atto fisicamente dal nostro giocatore, e invece il carico interno, che è la risposta individuale del giocatore allo stimolo che abbiamo somministrato, che può variare da giocatore a giocatore e anche per lo stesso giocatore in situazioni differenti, in quanto è influenzato da molteplici variabili e fattori che possiamo solo in parte controllare. I dati che andrò a presentare sono quelli appunto riferiti all'ultima stagione con il nostro club, che sono stati registrati utilizzando il sistema FirstBeat, che ci permette di ottenere sia delle informazioni relative al carico esterno che al carico interno. In particolare le metriche che abbiamo utilizzato sono state il movement load, che è il parametro che ci quantifica il carico esterno nel sistema di FirstBeat, e che altro non è che la somma delle accelerazioni compiute dal giocatore su tutti gli assi, quindi X, Y e Z. Oltre al valore assoluto abbiamo utilizzato anche il valore normalizzato, quindi movement load al minuto, per poter confrontare esercitazioni di durata differente o sessioni di allenamento di durata differente. Per quanto riguarda invece il carico interno, la metrica di riferimento è il training impulse, che come potete vedere da questa equazione è influenzato dalla frequenza cardiaca durante l'esercizio, frequenza cardiaca a riposo, frequenza cardiaca massima del soggetto e dalla durata, quindi dal volume dell'allenamento. Anche in questo caso è stato utilizzato anche il valore normalizzato al minuto, per lo stesso motivo che vi ho spiegato in precedenza. Andiamo a vedere quelli che sono gli step che andiamo a compiere prima ancora che arriviamo in palestra, e quindi prima di iniziare il nostro allenamento. Innanzitutto dobbiamo decidere e stabilire qual è l'obiettivo di carico per la seduta giornaliera. Ovviamente questo dipende da quella che è la vostra metodologia di allenamento. Dipenderà dal carico che è stato svolto nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, da quello che è il calendario delle partite, quindi appunto dalla vostra pianificazione.
Una volta stabilito il carico che vogliamo raggiungere, ovviamente dobbiamo conoscere quelle che sono le esercitazioni che sono più frequentemente utilizzate dal nostro staff tecnico e conoscerne le caratteristiche, in modo tale da capire come, modulando e modificando questi parametri, possiamo raggiungere il valore di training load che ci siamo prefissati e quindi fare una stima di quello che potrebbe essere il carico giornaliero, in modo tale da poter dare al coach dei riferimenti in termini temporali e quindi quanti minuti fare, ad esempio, per ogni esercitazione a metà campo, tutto campo e così via. Dalla letteratura sappiamo che due parametri che influenzano il carico ad allenamento e quindi le risposte fisiologiche del giocatore durante l'esercizio sono il numero di giocatori, e cioè a parità di dimensione del campo, riducendo il numero di giocatori, la risposta fisiologica che ci aspettiamo dal nostro giocatore sarà più elevata. Lo stesso effetto possiamo ottenerlo mantenendo costante il numero di giocatori, ma modificando le dimensioni del campo, quindi passare da esercitazioni a metà campo a esercitazioni a tutto campo. Per farvi un esempio, questa è la media del movement load al minuto per ogni esercitazione che è stata eseguita durante l'anno. Spero che si leggano i nomi degli esercizi, ma vedete che come ogni esercizio mi determina un carico diverso e quindi ovviamente a seconda di quali esercizi andrò a selezionare da inserire nel nostro piano di allenamento, ovviamente il carico di allenamento totale varierà. Stessa cosa per il carico interno. Per il carico interno vedete dall'esercizio che risulta essere più intenso a quello meno intenso. In realtà la situazione vera e concreta è molto diversa. Infatti per ogni esercitazione non esiste un valore univoco di carico di allenamento al minuto, sia per il carico esterno che per il carico interno, come le medie ci potrebbero far credere. In realtà esiste una grandissima variabilità, per cui ad esempio un 5 contro 5 a metà campo, vedete che può andare da un valore di 1 fino addirittura a più di 4. Iniziamo a capire quali sono appunto i parametri su cui possiamo agire per cercare di fare una stima del nostro training load. Abbiamo detto dalla letteratura che sappiamo che sicuramente due parametri possono essere le dimensioni del campo e il numero di giocatori coinvolti. Ora faccio una premessa: io non sono né un ricercatore né uno sport scientist, non sono uno statistico, per cui quello che andrò a farvi vedere adesso vuole essere semplicemente un esempio di appunto confronti tra esercitazioni differenti per farvi capire più che altro il concetto che sta alla base delle metriche che abbiamo scelto per modulare il carico di allenamento. Ad esempio, partiamo da una situazione dove abbiamo lo stesso numero di giocatori coinvolti, quindi due esercitazioni di 4 contro 4, però con dimensioni di campo differenti. Nel primo caso lavoriamo a metà campo, nel secondo caso abbiamo aggiunto un campo di contropiede. Come ci aspettavamo, in rosso vedete il 4 contro 4 a tutto campo, il valore di carico esterno al minuto è stato significativamente più elevato rispetto all'esercitazione a metà campo, quindi questo è quello che ci aspettavamo di trovare. La stessa cosa vale per il carico interno al minuto. Anche il tempo al minuto nel 4 contro 4 metà campo più 1 è stato significativamente più elevato, anche se con una entità minore, però comunque significativamente maggiore. Ora non vi faccio vedere tutti i confronti, vado direttamente a quello che secondo me è stato più interessante, perché mi ha fatto capire che forse stavo trascurando qualcosa, e cioè quello tra diverse esercitazioni con le stesse dimensioni di campo, quindi tutte e tre metà campo più uno, ma abbiamo un 3 contro 3, 4 contro 4, 5 contro 5. Mi sarei aspettato di trovare dei valori più elevati per le esercitazioni con meno giocatori, in termini di carico esterno al minuto. Quindi mi sarei aspettato una differenza a favore del 3 contro 3 o del 4 contro 4. In realtà l'esercizio che è risultato più impegnativo dal punto di vista del carico esterno al minuto è stato il 5 contro 5. E la stessa cosa è successo per il carico interno. Quindi anche il tempo al minuto è stato significativamente più elevato nel 5 contro 5 confrontato col 3 contro 3 e 4 contro 4. E nessuna differenza fra 3 contro 3 e 4 contro 4. Mi sono chiesto perché è successa questa cosa. Nel 3 contro 3 abbiamo
quattro terzetti che ruotano nell'esecuzione dell'esercizio. Nel 4 contro 4 abbiamo tre quartetti, nel 5 contro 5 abbiamo solo due squadre. Quindi probabilmente se andassimo a valutare esclusivamente le fasi attive di gioco, mi aspetterei che il 3 contro 3 e il 4 contro 4 fossero più intensi rispetto al 5 contro 5. In realtà, se consideriamo globalmente l'esercizio, proprio per il numero maggiore di pause legate alla rotazione delle squadre, la densità dello stimolo si abbassa e pertanto il carico globale dell'esercizio risulta inferiore. Vi faccio un altro esempio. Questo è lo stesso esercizio, quindi 5 contro 5 a metà campo, per lo stesso giocatore, eseguito in due giorni diversi. Quindi tutti i parametri sono uguali, dimensioni del campo, metà campo, numero di giocatori. Quello che cambia semplicemente è il giorno. Vedete il tracciato di frequenza cardiaca, ho evidenziato la sezione riferita a questo esercizio. Nel secondo giorno vedete come la frequenza cardiaca del giocatore è decisamente più elevata rispetto al primo giorno e rimane quasi costantemente al di sopra del 70%, contro solamente un picco qui al di sopra del 70%. Carico esterno, stessa cosa, i picchi raggiunti nel secondo giorno sono più elevati. Se andiamo a vedere la durata delle fasi attive e delle pause nelle due esercitazioni, vediamo come nel primo giorno il tempo effettivo di gioco è stato solamente il 30% contro il 43% del secondo giorno. Quindi una durata maggiore mediamente della pausa rispetto al secondo giorno. Questo mi ha fatto pensare che sicuramente questo parametro, quindi il rapporto tra il tempo giocato e il tempo di riposo, sicuramente può essere un fattore determinante per stabilire il carico d'allenamento. Per cui sappiamo che sia nella partita che in allenamento le pause esistono, per cui ritengo personalmente che dobbiamo tenerne conto se vogliamo fare un'analisi quantitativa del carico globale della seduta o di un singolo esercizio. E probabilmente la situazione più complessa del previsto, e non posso pensare che ci sia una singola variabile che da sola mi vada a determinare il carico totale della seduta o dell'esercizio, per cui devo iniziare a pensare a una interazione di più fattori. Ad esempio, in questa immagine vedete il grado di correlazione tra tutte le variabili numeriche che sono presenti nel nostro set di dati. Quello che a noi interessa è vedere le correlazioni con il tempo al minuto e il momento d'ora al minuto, e vediamo che effettivamente il rapporto gioco-pausa sembra avere una discreta correlazione con i nostri parametri di carico interno ed esterno. Più il colore si avvicina al blu, più significa che c'è una correlazione perfettamente diretta tra i due parametri. Più si avvicina al rosso, significa che abbiamo una correlazione perfettamente indiretta. Vediamo che anche, ad esempio, il numero di squadre sembra avere una leggera correlazione. Il numero di trasferimenti, quindi quanti campi vengono effettuati, anche questo sembra essere correlato, anche se in maniera minore, con il carico al minuto. La correlazione che sembra più forte effettivamente è quella tra rapporto gioco-pausa e carico esterno al minuto. Effettivamente vedete come l'indice di correlazione è non elevatissimo ma accettabile, e comunque la correlazione è significativa. Più debole la correlazione tra il rapporto gioco-pausa e il carico interno al minuto, vedete che c'è una dispersione molto maggiore di dati e quindi una maggiore variabilità individuale, che probabilmente può spiegare la correlazione più debole, seppure comunque significativa. Se andiamo ad analizzare giocatore per giocatore questa correlazione, quindi sempre tra rapporto gioco-pausa e carico esterno al minuto, soprattutto in alcuni casi sembra essere ancora più chiara questa correlazione. La dimensione del punto, che quindi ogni punto ovviamente rappresenta una rilevazione differente, la dimensione del punto varia in funzione del numero di trasferimenti, per cui più grande è il diametro del punto significa che quell'esercitazione è stata fatta ad esempio a tutto campo, piuttosto che nel caso del punto più piccolo a metà campo. Da questa visualizzazione sembra vedere che nella maggior parte dei casi i valori più elevati di carico esterno al minuto sono stati raggiunti con valori più elevati, una combinazione di rapporto gioco-pausa elevato e un numero di trasferimenti elevati, anche se ovviamente ci sono delle eccezioni e non sempre così.
Per il carico interno, anche in questo caso, se prendiamo, analizziamo giocatore per giocatore, la situazione sembra essere migliore rispetto alla correlazione che abbiamo visto, considerando tutti i giocatori insieme nel loro complesso. Torniamo al nostro obiettivo principale dello step prima della seduta allenamento, che era quello di cercare di stimare il nostro carico di allenamento. Io ho trovato due possibili soluzioni. Ribadisco, non voglio andare troppo nel dettaglio sugli aspetti statistici perché non sono sicuramente la persona migliore per spiegarveli, però una delle due soluzioni che ho trovato è stata quella, ad esempio, di anziché affidarmi una regressione lineare semplice, quindi con una sola variabile indipendente, come abbiamo visto prima per il rapporto gioco-pausa in funzione, scusate, il carico al minuto in funzione del rapporto gioco-pausa, ho provato a inserire più variabili indipendenti in una equazione di regressione multipla. Funziona esattamente come una regressione lineare, semplicemente che abbiamo più variabili indipendenti anziché una singola variabile indipendente. In questo caso la nostra variabile dipendente che vogliamo andare a stimare è il movement load al minuto oppure il trimp al minuto. Questo è un tentativo di dare una quantificazione della qualità di questo modello. Questo è l'indice di correlazione al quadrato, non è altissimo, però diciamo che è accettabile, e invece questo valore ci dà un'indicazione del margine di errore che dato dal nostro modello, nella nostra stima. Più basso questo numero, meglio è. Nel nostro caso è, diciamo, leggermente più elevato di quello che avrei sperato, però diciamo che sicuramente non ci dà la possibilità di stimare al 100% quello che sarà realmente il nostro valore di carico, però è comunque una buona base di partenza. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire quale può essere il margine di errore. Questo è un esempio di predizione di valore di movement load al minuto sulla base dei dati che abbiamo raccolto nel nostro database durante l'anno, e questo è il valore invece realmente registrato. Come potete vedere, in alcuni casi ci avviciniamo molto, in altri casi, ad esempio, il valore può essere sottostimato, come in questo caso, o in questo caso, oppure sovrastimato, come in questo caso. La stessa cosa si può fare per stimare il trimp al minuto, il concetto è lo stesso, quindi non voglio rubarvi altro tempo e passare a fare una considerazione. Sicuramente abbiamo detto, questo modello non è accurato al 100%. E richiede una quantità di dati, una raccolta di dati importante prima di poter iniziare ad avere delle stime accettabili. Per cui sicuramente non posso iniziare a usarlo nelle prime settimane della stagione, probabilmente neanche nei primi mesi. Però ritengo che sia appunto comunque un buon punto di partenza piuttosto che iniziare alla cieca stabilendo in modo totalmente arbitrario quello che deve essere il volume di ogni seduta o di ogni esercitazione per calcolare il nostro carico d'allenamento. Un'altra soluzione alternativa che personalmente ho utilizzato per la maggior parte della stagione finché non avevo raccolto una quantità di dati sufficiente è stata utilizzare i valori medi del soggetto. In questo caso abbiamo i dati di un singolo giocatore, in questo caso il giocatore 5, ovviamente non ho potuto mettere i nomi dei giocatori per motivi di riservatezza, solo delle esercitazioni 5 contro 5 a metà campo nel giorno meno 1 rispetto alla partita. Questo per quale motivo? Per cercare di eliminare il più possibile l'influenza di altre variabili, perché abbiamo visto appunto che il carico è molto sensibile a tutti questi parametri. Vediamo che il movimento dal minuto in questo specifico esercizio per questo giocatore può variare da un minimo di 1,28 fino a un massimo di 4,77. Perché questa variabilità? Abbiamo detto stesso numero di giocatore, perché 5,5, stesse dimensioni di campo, stesso giorno rispetto alla partita, però ovviamente quello che potrebbe cambiare all'interno di questo esercizio è il rapporto gioco-pausa. Pertanto, so che è un po' piccolo, non credo che si legga, però provo a ingrandirvelo. Possiamo andare a calcolare la media del valore di movement load al minuto, okay, per ogni singolo giocatore, per ogni possibile valore
di rapporto gioco-pausa. Ovviamente non possiamo prevedere con esattezza quale sarà la durata delle pause durante la nostra seduta d'allenamento, però ad esempio utilizzando dei parametri di statistica descrittiva quali la mediana piuttosto che la moda, quindi vedere qual è il dato più frequente in quel giorno, possiamo crearci diciamo dei range plausibili di quale potrebbe essere il carico al minuto del giocatore per quell'esercizio e moltiplicandolo per i minuti che decidiamo di somministrare come volume di esercizio, possiamo ottenere il carico globale dell'esercizio e sommando tutti gli esercizi il carico della seduta di allenamento. Questo è il risultato. Vi ingrandisco un giocatore per farvi un esempio. In questo caso abbiamo una seduta d'allenamento. Queste sono le diverse esercitazioni svolte, cioè che andremo a svolgere. Questo è il trimp al minuto e il movement load al minuto, scusate, il trimp e il movement load totale dell'esercitazione ottenuto moltiplicando il valore che abbiamo stimato per questo esercizio per i minuti che abbiamo fissato, per ottenere appunto una stima del carico che sarà il nostro obiettivo per questa seduta. A questo punto quindi andiamo a vedere quello che effettivamente possiamo fare nel corso della nostra seduta. Io personalmente ritengo importante avere un riferimento della durata di un'esercitazione che facciamo, quindi sapere quando inizia e quando finisce. All'interno delle esercitazioni di gioco, quindi ovviamente solo le parti giocate, tenere traccia della durata delle fasi attive e delle fasi di recupero, in modo da poterci calcolare il rapporto gioco-pausa per ogni esercizio. Con il riferimento della tabella che vi ho fatto vedere prima, possiamo controllare in corso d'opera, quindi in tempo reale, mentre l'allenamento si svolge, come variano i parametri dei nostri giocatori per controllare se progressivamente l'obiettivo che ci siamo imposti viene raggiunto oppure no, e in quel caso eventualmente interagire con lo staff tecnico consigliando eventualmente di modificare alcuni parametri, ad esempio se vediamo che le pause sono troppo lunghe rispetto a quelle che avevamo stimato e il carico di allenamento risulta troppo basso, possiamo consigliare di cercare di ridurre le pause, o al contrario, se vediamo che il carico è troppo elevato già in corso di allenamento, possiamo consigliare di o ridurre ad esempio il numero di trasferimenti piuttosto che aumentare e dilatare le pause. Allora, vi faccio vedere come ad esempio possiamo registrare le differenti attività durante la nostra seduta d'allenamento. Ogni riga di questa tabella corrisponde ad un'attività differente, quindi in questa colonna abbiamo tutti gli esercizi che vengono svolti, l'orario di inizio e di fine per avere appunto la durata dell'esercitazione, e adesso andremo ad analizzare più nel dettaglio questi tre esercizi per vedere come ricavare la durata della fase, il totale delle fasi attive e il totale delle fasi di recupero, appunto per calcolare il nostro rapporto. Anche qui ve lo ingrandisco. In questo caso ogni riga corrisponde ad un'azione del nostro esercizio. Nel riquadro rosso abbiamo un 55 a metà campo, nel verde 55 a metà campo più 1 e sotto un'altra esercitazione a metà campo. Quindi inizio l'esercizio, faccio partire il cronometro e so che la prima azione è iniziata ovviamente a 0 e finita dopo 10 secondi. La seconda azione è cominciata al 29 secondo ed è conclusa al 44 e così via. In questo modo io posso sapere quanto è durata ogni azione, quanto è durata la pausa, fare il totale e calcolarmi il rapporto. Tutto questo mi serve per iniziare a prendere delle decisioni, ad esempio al termine dell'allenamento. Vi faccio vedere, concentriamoci adesso ad esempio su questo giocatore, il giocatore con il riquadro verde, quindi ad esempio il giocatore 2,
e il giocatore 3. In questo caso ho aggiunto alla nostra tabella, oltre al valore stimato, il valore reale raggiunto durante l'esercizio. Vedete che ad esempio in questo caso ci siamo avvicinati, ma non abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo di carico che ci eravamo fissati. Pertanto cosa possiamo fare? Ad esempio, nel caso di questo giocatore, potremmo suggerire allo staff tecnico di integrare la seduta di squadra con una seduta individuale, in questo caso che sarà leggera, in quanto comunque siamo già vicini all'obiettivo di carico, potrebbe essere anche semplicemente una seduta di tiro. Prendiamo invece ad esempio il giocatore 6. Come vedete, in questo caso siamo molto lontani dall'obiettivo di carico che ci eravamo prefissati. Probabilmente questo giocatore è stato utilizzato meno durante l'allenamento e questo ha influito sul suo carico totale. Pertanto in questo caso potremmo integrare la seduta di allenamento di squadra con una seduta individuale tecnica anche ad un'intensità medio-alta. Il valore che trovate in fondo alla prima colonna per ogni giocatore è il rapporto tra il carico interno e il carico esterno. Questa è una metrica che personalmente ritengo interessante e che vorrei approfondire insieme a voi. Immaginiamo un giocatore che a parità di carico esterno prodotto ha avuto una risposta interna inferiore, ad esempio alla nostra stima, oppure un giocatore che a parità di carico interno raggiunto è riuscito a esprimere un carico esterno più elevato. Questo rapporto quindi si abbasserà e lo posso interpretare come una maggiore efficienza del mio giocatore. Al contrario, se a parità di carico interno il carico esterno è stato inferiore oppure a parità di carico esterno la sua risposta interna è stata più alta, questo rapporto sale e lo posso interpretare come una minore efficienza del mio giocatore. Vi faccio vedere due esempi pratici. Ad esempio, giocatore 7, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quasi uguale, ma il carico interno è stato decisamente inferiore, il rapporto è più basso, per cui io posso ipotizzare che in questa giornata questo giocatore abbia, tra virgolette, accusato meno l'allenamento che io avevo pianificato per lui, dandomi una risposta che è stata inferiore dal punto di vista del carico interno. Ok. Terminata la seduta allenamento, sia di squadra che le eventuali sedute individuali integrative, iniziamo il vero lavoro di download dei dati che abbiamo raccolto e di organizzazione e analisi per poter creare dei report che siano condivisibili con il resto dello staff, che sia tecnico, medico o di performance, a seconda delle nostre esigenze. Vi ingrandisco subito questa tabella. Non mi interessano tanto i numeri, però voglio farvi capire che cosa andiamo ad analizzare. Allora, in questo caso ogni riga corrisponde ad un esercizio di un diverso giocatore, ok? Per cui qui abbiamo il nostro giocatore 7, 12, 17 e così via, la data, il nome dell'esercizio e tutti gli altri parametri, le altre metriche di carico sono automaticamente esportati dal software di Frostbeat. Personalmente ho ritenuto importante aggiungere questi valori identificativi. Un riferimento al giorno rispetto alla partita, ho inserito il rapporto gioco-pausa che abbiamo calcolato prima, il numero di giocatori, il numero di squadre e il numero di campi per ogni esercitazione. Questo perché appunto abbiamo visto che sono parametri che possono influenzare il mio carico d'allenamento. Tutte queste specifiche mi permettono di ottenere con pochi calcoli una tabella come questa. Anche in questo caso ogni riga corrisponde a un esercizio di un giocatore. Che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto dei valori di riferimento per ogni giocatore, per cui nel riquadro rosso abbiamo i valori riscontrati nell'allenamento di oggi, per questo esercizio. Quindi abbiamo 55 a metà campo, giorno meno 3,
con questo valore 0,28 di rapporto gioco-pausa. Nella casella verde ho i suoi valori di riferimento, quindi andando a prendere nel suo database tutti gli esercizi di 5,5 nel giorno meno 3 con questo rapporto gioco-pausa, in media lui fa 1,10 di trimpo al minuto, 2,25 di movimento al minuto e il rapporto tra carico interno e esterno è 0,48. Oggi il carico interno al minuto è stato più alto, così come il carico esterno, e il rapporto è stato più alto. Per cui nella casella blu vedete il rapporto tra il dato odierno e il dato medio. Se supererà 1 vuol dire che i valori di oggi sono stati più alti rispetto alla media, se minore di 1 viceversa. In questo modo io molto rapidamente posso in qualche modo avere un'idea di qual è stata la resa del mio giocatore oggi confrontata con quello che è il suo valore solito per questo specifico esercizio con questi specifici parametri. La stessa cosa si può fare per tutti i giocatori e per tutti gli esercizi. Questo perché ovviamente non mi baso sul dato singolo di un allenamento o di un esercizio, però monitorando nel corso dei giorni i suoi trend posso vedere se magari negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, tende a essere sempre meno efficiente rispetto a quelli che sono i suoi valori diciamo di riferimento e pertanto eventualmente adottare strategie di gestione del carico o dandogli maggior riposo, togliendo una parte dell'allenamento e così via. Oltre ad avere un database degli esercizi, è importante avere una, registrare tutte le sedute di allenamento che i nostri giocatori compiono. In questo caso abbiamo una giornata d'allenamento, ok? E ogni riga corrisponde a un'attività svolta da un giocatore. In questo caso l'allenamento di squadra è iniziato alle 11 e tutte le attività prima e dopo sono attività individuali. Okay? Per cui, perché ho evidenziato queste caselle? È importante innanzitutto sapere in che settimana siamo, cioè comunque mettere un riferimento per la settimana. Perché? Poniamo il caso che vogliate sapere il carico totale solo di una settimana. Con questo riferimento lo possiamo fare facilmente. Oppure immaginiamo che io voglio sapere qual è il carico medio di un giocatore nel giorno meno 3. Con questo indicatore lo posso sapere. Specificando la tipologia di allenamento con due indicatori diversi, ad esempio filtrare esclusivamente le esercitazioni di basket per trovarmi il carico, oppure se voglio sapere qual è stato il volume totale annuale per calcolarmi ad esempio il tempo a disposizione se mi interessa valutare l'incidenza degli infortuni e così via. Quindi specificando tutti questi parametri le analisi diventano, organizzando i dati in questo modo, le analisi diventano più semplici. Vi faccio vedere un esempio di report che è possibile costruire avendo organizzato i dati in questo modo. Questa è una seduta di allenamento per un giocatore, ok, in questa data. Qui in alto abbiamo un riferimento del trimp totale di allenamento rispetto al suo valore massimo fatto registrare in tutta la stagione fino a questo punto. La stessa cosa per il movement load. In questo caso io visivamente posso dire che questo allenamento è stato discretamente intenso, comunque importante dal punto di vista del carico interno, ma non ha determinato una risposta interna da parte del giocatore troppo elevata, per cui diciamo che ha, tra virgolette, digerito bene l'allenamento che gli ho proposto. In questa sezione abbiamo un confronto tra il parametro odierno e le medie dello stesso giocatore, in questo caso siamo in un giorno meno 1, quindi solo per i giorni meno 1. Qui si parla di totale dell'allenamento, per cui ad esempio il carico interno di oggi è stato più o meno in linea con la media degli altri suoi giorni meno 1, il carico esterno è stato più alto, però questo è dovuto principalmente a un maggior volume. Infatti se andiamo a vedere il carico esterno e il carico interno per minuto sono addirittura inferiori rispetto ai suoi valori soliti. Quindi questo ci permette di fare appunto dei ragionamenti su ad esempio come sta il giocatore, quanto è stato efficiente oggi o altre diciamo cose di questo tipo. Invece qui abbiamo come varia nel corso dei giorni il carico interno, il carico esterno e il rapporto tra questi due valori per vedere anche non solo appunto in acuto oggi come è andato il giocatore, ma per vedere anche i suoi trend, possiamo inserire anche
una media su 3 giorni, 7 giorni, quello che volete, a seconda che, di quello che è la vostra appunto idea di metodologia dell'allenamento. Questo è un altro esempio di visualizzazione in funzione del tempo, quindi dei vari giorni, di come variano questi parametri. In questo caso abbiamo aggiunto che il volume e dei riferimenti, la linea tratteggiata è la media delle ultime 4 settimane e la linea continua la media degli ultimi 7 giorni. Se qualcuno fosse interessato al discorso carico acuto, carico cronico, anche se sappiamo che non ci può servire per predire gli infortuni, ma può essere utile per fare delle valutazioni sul ad esempio su come varia il carico da una giornata all'altra. Vi faccio vedere l'ultimo esempio di report, che invece è un report che viene, diciamo, costruito settimanalmente. Ogni settimana viene aggiornato, si parla sempre di un singolo giocatore, ogni barra rappresenta una settimana, in questo caso abbiamo tutte le 44 settimane della scorsa stagione. Totale del carico esterno settimanale, la linea rossa è il rapporto carico interno a carico esterno per vedere come è variata l'efficienza del giocatore nel corso della stagione. Sotto abbiamo anche un riferimento invece della media di squadra, sempre in termini di carico esterno totale. I numeri sono i numeri di partite giocate in quella settimana, giusto per avere un'idea di quanto questo potesse influenzare il carico, e per avere un'idea di come si comporta il giocatore rispetto al resto della squadra, un confronto tra la linea nera, che è il carico settimanale del giocatore, e la linea tratteggiata, che è il carico invece settimanale della squadra. Per vedere se ad esempio un giocatore che solitamente ha un carico superiore alla media di squadra, improvvisamente mi va sotto alla media di squadra, potrebbe essere magari che è stato fermo per un infortunio, oppure potrebbe essere che in questo momento non riesce a essere qualitativamente o quantitativamente performante per darmi i suoi soliti valori di carico. Concludo brevemente facendo una precisazione. Ovviamente sono perfettamente consapevole che il lavoro che vi ho fatto vedere non è perfetto, ha sicuramente molti limiti. Il primo è dato dallo strumento che abbiamo utilizzato. Come vi dicevo, l'acceleromatore, il sensore inerziale di FSBIT mi dà solamente la somma delle accelerazioni per ogni esercizio o per la seduta di allenamento. Sarebbe molto più interessante magari poter valutare qualitativamente gli esercizi, andando a vedere quali esercizi mi comportano dei picchi più elevati nelle fasi attive, oppure delle sequenze di azioni ad alta intensità che possono essere appunto determinanti per la performance finale. Un altro limite del lavoro che vi ho fatto è che ho dovuto escludere molti dati, in quanto io ho preso il rapporto gioco-pausa globale, cioè dell'esercitazione, quindi solo per i giocatori che hanno svolto tutto l'esercizio dall'inizio alla fine. Ovviamente i giocatori che sono stati sostituiti non ho potuto considerarli, perché se io prendo un esercizio dove il rapporto gioco-pausa è stato abbiamo giocato il 40% del tempo totale come squadra, ma il giocatore ha passato 2 minuti in panchina, per lui il valore non è 40%, sarà sicuramente inferiore, ma non avendo potuto raccogliere questo dato, ho dovuto escludere molti, molti dati. Potrebbe essere interessante valutare questo parametro individualmente per ogni giocatore e quindi vedere effettivamente ogni giocatore quanto partecipa a un'esercitazione piuttosto che a una seduta d'allenamento. Ovviamente qualsiasi altra idea che può venire a chiunque è ben accetta. Pertanto la cosa che mi preme più di tutte è che prima di tutto dobbiamo conoscere il modello prestativo della pallacanestro, conoscere la fisiologia e la metodologia di allenamento, altrimenti qualsiasi formula matematica è semplicemente un esercizio stilistico che non è calato nella realtà. So che costa fatica e costa tempo, però è importante raccogliere i nostri dati in modo consistente e continuativo. A volte investire qualche minuto in più in una giornata di lavoro per raccogliere e organizzare i nostri dati ci permette di
salvare molto più tempo in futuro qualora dovessimo fare un'analisi specifica su un parametro che ci potrebbe essere richiesto magari dall'allenatore piuttosto che dal club, dalla società. Ovviamente lo strumento che ho utilizzato io è, diciamo, lo ritengo dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo buono, però sicuramente non è uno strumento di altissimo livello, sicuramente non per quanto riguarda il monitoraggio del carico esterno, sicuramente inferiore ad altri sistemi quali Catapult, Kinexon o altri sistemi che magari qualcuno di voi ha la fortuna di utilizzare, però mi rendo conto anche che magari qualcuno non ha la possibilità di usare neanche questo. La cosa più importante secondo me non è tanto lo strumento che utilizzate, ma il sistema e il metodo che ci create attorno. Io posso anche semplicemente avere un cronometro a disposizione per prendere i tempi di lavoro e voglio utilizzare l'RPE. È chiaro che non potrò avere i dati di ogni singolo esercizio, però intanto potrei avere una stima del carico interno del giocatore nel corso delle sedute, della stagione e così via. Quindi, ripeto, non è importante avere lo strumento migliore al mondo, ma si parte sempre da come lo usate, altrimenti è semplicemente un grande potenziale che rimane inespresso. E ultima cosa, ma non meno importante, ricordiamo che dietro a qualunque numero che vi ho fatto vedere prima c'è una persona. E ritengo che nessuna metrica, nessun dato mai al mondo sarà più importante che stabilire una relazione di fiducia e di rispetto reciproco nei confronti dei nostri giocatori. Per cui parlare con i nostri giocatori, renderli partecipi di queste considerazioni, secondo me è un modo molto importante per fargli capire che quello che facciamo non lo facciamo per un nostro singolo interesse, ma lo facciamo per dargli la massima qualità possibile di lavoro per cercare di migliorare la sua performance oppure anche semplicemente magari limitare o ridurre i fattori di rischio che possono occorrere durante l'allenamento. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato sufficientemente chiaro e ovviamente se ci sono domande sono disponibile. Ringraziamo Emanuele per la sua presentazione perché è stata, come detto prima, davvero preziosa, innanzitutto perché ci dà aggiornamenti per quello che è il lavoro che poi effettuiamo in campo dal punto di vista del modello prestativo. E quindi è un aggiornamento continuo e poi prezioso perché le informazioni che vengono estratte da tutti quei dati grezzi che ha fatto vedere prima poi vengono elaborate in dei report che sono utili, chiaramente spendibili ad alto livello e contestualizzabili poi nelle squadre in cui lavoriamo. Adesso la parola la lascio a voi per le domande, le ripeterò perché poi vengono riprese e registrate. La domanda è se utilizzano soltanto la frequenza cardiaca come rilevazione del carico interno o altre rilevazioni come la temperatura corporea e altre. Allora, intanto ti ringrazio per la domanda. Allora, il dato, diciamo, finale che utilizziamo per, diciamo, le analisi e report è, come vi ho detto prima, questo. Cioè, viene calcolato automaticamente, ovviamente, dal sistema e usiamo questo perché tiene conto di tanti parametri, il volume dell'allenamento, se vogliamo in un certo senso l'intensità, perché prende anche la frequenza massima, la frequenza di riposo e così via. Più che altro è per avere un valore univoco finale che sia facilmente utilizzabile. Poi è chiaro che durante l'allenamento, in diretta, monitoriamo magari il dato proprio in sé della frequenza cardiaca rispetto alla massima del giocatore, per vedere se ci sono magari dei picchi strani durante l'allenamento, oppure se un giocatore per molto tempo rimane al di sopra di una percentuale molto alta e magari ha bisogno di un cambio, diciamo una sostituzione e così via. Però diciamo che altri parametri non abbiamo la possibilità di ricavarli e quindi appunto sì, come carico interno utilizziamo principalmente la frequenza cardiaca e questa metrica che in sostanza comunque è una conseguenza della frequenza cardiaca, sì. La domanda è come definite il carico, se giusto, allenante, eccessivo o troppo basso per un giocatore? Allora, scusa, intanto vado così, è più chiaro. Allora, come vi ho detto all'inizio, ovviamente stabilire il carico, diciamo, ideale, tra virgolette, che vogliamo che il giocatore faccia, dipende
non soltanto dall'allenamento di oggi, ma dipende ovviamente dalla tua programmazione di allenamento. Per cui banalmente ti posso dire, nel nostro caso siamo un po' più, in un certo senso, facilitati, perché il nostro, diciamo, la nostra programmazione di allenamento è molto vincolata alle partite. Nel caso in cui avessi magari una sola partita a settimana, è chiaro che potrei avere altri parametri di riferimento, e più che altro magari andrei a vedere se nel corso delle ultime settimane ho avuto un accumulo molto elevato di carico, per cui magari in questa settimana il mio obiettivo sarà di ridurre il carico del giocatore percentualmente rispetto alle settimane precedenti. Questo ovviamente poi si tramuta giorno per giorno in un, cioè, se normalmente stimo per un giocatore, dico un numero, che debba raggiungere questo valore, magari invece che questo mi pongo come obiettivo 180, 175, poi dopo lì ovviamente dipende da quella che è la tua programmazione. È chiaro che cerchiamo di evitare dei picchi, soprattutto di carico, da una settimana all'altra, quindi dipende anche da quanto il giocatore viene utilizzato in partita. Ad esempio, se un giocatore, diciamo un veterano che gioca molti minuti a partita, in un giorno non raggiunge l'obiettivo di carico, non è che gli faccio fare allenamento individuale finito la seduta di squadra, perché tanto so che magari nella partita dopo giocherà 10 minuti in più perché c'è necessità che giochi, e quindi non lo vado a sovraccaricare. Per cui, diciamo, queste sono magari delle possibili idee che ti possono aiutare a stabilire quello che potrebbe essere il carico migliore. Per quanto riguarda invece durante l'allenamento, ad esempio, ti faccio vedere questo giocatore. Per lui avevamo stimato come carico 193, ok? Che in teoria deve essere il carico giusto per lui questo giorno. In realtà è arrivato a 230, adesso lascia stare i valori assoluti che variano anche da sistema a sistema, quindi non sono confrontabili ad esempio con Catapult o altri. Però, come ho detto prima, il carico esterno è stato più alto del preventivato. Il carico interno anche, però in realtà se vado a vedere il rapporto tra i due, siamo più o meno allineati, quindi vuol dire che carico interno e carico esterno sono aumentati più o meno in modo, diciamo, equivalente. Per cui io sulla giornata di oggi non mi metto più di tanto le mani nei capelli dicendo abbiamo sbagliato, questo giocatore ha fatto troppo. È chiaro che magari lo andrò a monitorare, a vedere i trend dei suoi valori nei giorni successivi, per eventualmente, se vedo che per 2-3 giorni di fila iniziamo ad avere un carico troppo elevato, magari si parla con lo staff e dice guarda, questo giocatore ruotiamolo di più durante l'allenamento, piuttosto che gli facciamo saltare una porzione di allenamento. Ecco. Questo spero di averti risposto. Se il giocatore si è allenato di meno, come reagite a questa situazione? Se fate subito un allenamento oppure altro modo? Ok, allora questo è legato principalmente alla nostra, cioè all'organizzazione che abbiamo all'interno del nostro club. Noi quest'anno, a parte le prime 2 settimane di precampionato, abbiamo adottato la soluzione di fare una seduta singola, quindi al giorno, e non la doppia seduta, in quanto tra trasferte, numero elevato di partite, abbiamo preferito adottare questa strategia. Per cui in questo caso l'allenamento individuale viene fatto subito dopo. Mi spiego meglio, l'allenamento di squadra viene fissato per un certo orario, che solitamente era alle 11, ok? I giocatori ricevevano un programma individuale in cui, ad esempio, sapevano che, non so, alle 9:30 un giocatore doveva venire a fare trattamento con fisioterapista, alle 10 veniva in sala pesi a fare lavoro fisico con noi, alle 11 iniziava l'allenamento. Il post allenamento in alcuni casi è già stabilito preventivamente. Ad esempio, io so che ho 2 giocatori, e lo so in anticipo, che non saranno convocati per la prossima partita, e posso già pianificare un allenamento individuale dopo l'allenamento di squadra. Invece nel caso in cui possiamo avere il dubbio, perché faccio un esempio, un giocatore che solitamente entra di più nelle rotazioni dell'allenamento può avere un problema fisico, okay? Quindi non sappiamo se sarà in grado di svolgere tutto l'allenamento o meno. Per cui non pianifichiamo prima per il giocatore che teoricamente non dovrebbe prendere parte all'allenamento, l'allenamento individuale, perché può essere che debba allenarsi di più nella seduta di oggi. Per cui non pianifichiamo niente prima, ma finito l'allenamento, se vediamo che non ha raggiunto l'obiettivo di carico, introduciamo direttamente la seduta individuale. Più che altro perché appunto il giocatore è già lì, è già in palestra, per evitare di farlo venire
ulteriormente in un altro momento. In realtà poi, ad esempio, con alcuni giocatori, perché anche per una questione loro di preferenza personale, avevano piacere magari a tornare la sera a fare una seduta individuale uno a uno con un coach, quindi poi dopo lì ovviamente ci si organizza anche in base alle preferenze del giocatore, però solitamente se si può si interviene subito, ecco. Ringraziamo ancora una volta Emanuele. Grazie a voi.